Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora più 5 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, lievito di birra fresco, cacao amaro, olio di semi di girasole, sale, zucchero, latte e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. Lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il cacao amaro, l'olio ed il sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Aggiungere le gocce di cioccolato. E continuare ad impastare per 1 minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, trasferiamolo su un piano di lavoro. Allarghiamolo con le mani, formando un rettangolo. E formiamo delle pieghe. E ripetiamo l'operazione. Arrotondiamo bene, formiamo una pagnotta e trasferiamola in una teglia rivestita con carta da forno. Mettere la pagnotta in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il pane, adesso lo spennelleremo con il latte. Decorare con le gocce di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 40 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di servire. Pane al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!